L'acqua non è una merce, è un bene comune, è un diritto universale. E questo è il concetto di fondo che il presidente Vendola ieri a Bruxelles ha esposto alla Commissione Cambiamenti Climatici, Ambiente e Energia del Comitato delle Regioni e oggi agli stakeholders, cioè ai rappresentanti delle associazioni degli enti locali d'Europa. Il problema acqua, sia quando c'è che quando manca, va affrontato globalmente. Ci vuole un approccio ambientale. Il documento presentato dal governatore pugliese, come sottolinea il professor Umberto Fratino, invita ad una gestione pubblica dell'acqua e nello stesso tempo mette l'accento sull'importanza di raccogliere le istanze dal basso, accogliendo le esigenze dei territori e di chi lì ci vive. Qualcuno ribatte a Vendola che il problema pubblico-privato è un falso problema, ma semmai esiste quello della mancanza di finanziamenti per attuare la direttiva quadro sull'acqua. Ma perché la gestione pubblica conviene? Ma il pubblico è l'esperienza su cui stanno tornando un po' in tutto il mondo, nel senso che il privato ha dato effetti catastrofici quasi ovunque, a cominciare dall'Italia, dalla privatizzazione dell'acquedotto di Nola, dalla privatizzazione dell'acquedotto di Latina o di Arezzo, ovunque. Che cosa è accaduto? Che il privato, in una condizione di assenza di mercato, senza concorrente, il privato ha avuto interesse ad aumentare le tariffe e non a investire sulla qualità dei servizi. E questo è accaduto ovunque nel mondo, e ovunque nel mondo c'è molta freddezza nei confronti, si pensi a qualche grande metropoli nordamericana o statunitense o canadese, è difficile lì parlare di privatizzazione dell'acqua, ti guardano storto. Soltanto in Europa e in Italia questo è diventato più facile, perché la nostra subalternità culturale alle grandi lobby economiche è stata veramente insopportabile.